l'uomo, crea tutti noi e ci ama di amore infinito. Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore. Vita nuova c'è quando Lui è in mezzo a noi. E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo e un oceano di pace nascerà. Dell'egoismo cancelliamo un cuore limpido, sentiamo e Dio che cambia nel suo amor l'umanità. Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in Lui. Nuovi siamo noi, se l'amore è la legge di vita. Figli siamo noi, se non siamo divisi da niente. Vita eterna c'è quando Lui è dentro noi. E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo e in un oceano di pace nascerà. E l'egoismo cancelliamo, un cuore limpido sentiamo e Dio che bagna nel suo amor l'umanità. E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo e in un oceano di pace.
tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. In Gesù risorto la vita ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. Vorrei condividerla con voi questa sera. È la speranza di un tempo migliore in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza, la speranza non le delude, non è una illusione, è una speranza. Gli uni accanto agli altri, nell'amore e nella pazienza, possiamo preparare in questi giorni un tempo migliore. Vi ringrazio per avermi permesso di entrare nelle vostre case. Fate un gesto di tenerezza verso chi soffre, verso i bambini, verso gli anziani. Dite loro che il Papa è vicino e prega perché il Signore ci liberi tutti presto dal male. E voi pregate per me. Buona cena. A presto.